Ma innanzitutto, se ripenso alle prime volte in cui venni a fare sopralluoghi, la situazione è nettamente migliorata, fortunatamente migliorata. Si partiva da 4.000 occupanti, oggi se ne censiscono 1.300, si partiva da centinaia di spacciatori, oggi ce ne sono una ventina. L'invito che facciamo alla procura è di evitare di mandare agli arresti domiciliari gli spacciatori dove continuano a spacciare, perché è chiaro che se poliziotti e carabinieri li arrestano e come punizione vengono rimandati a casa dove continuano a spacciare, non è idea intelligente. Però stanno rintracciando uno per uno tutti i proprietari, diciamo che a furia di dai, sono testone, siamo testoni, denunce, segnalazioni, sopralluoghi, polizia, carabinieri, la situazione è nettamente migliorata. Stavamo ragionando di un'ipotesi interessante a medio e lungo termine, siccome ci sono su 480 appartamenti, ce ne sono un centinaio in asta, in tribunale, in mano alle banche, diciamo che la prossima regione Marche, quella che verrà a settembre, potrebbe anche rilevare una parte di questi appartamenti, risistemarli e trasformarli in edilizia popolare, con un doppio risultato. Uno, portare gente per bene che paga e quindi risanare ulteriormente l'hotel house. Due, tornare a incassare soldi, perché qua c'è un buco di 1,5 milioni, quindi ci sono gli ascensori fermi, ci sono balconi pericolanti, impianti fuori norma. Però diciamo che venire qua ogni tot rispetto all'inizio ha portato a un netto miglioramento della situazione. Questa non è una mondragone, cioè nel senso ci sono dei focolai, la situazione però non registra tensione, hai visto qualcosa di particolare? No, qua c'è ancora, ripeto, lo spaccio, il lavoro abusivo, sono affitto in nero, la maggior parte degli inquilini sono pakistani e bengalesi. Ci sono anche alcuni italiani che la prossima volta premieremo, ce ne sono una decina di italiani che resistono e rimangono. Mi dicevano che qualcuno viene addirittura a far vacanza, sì, da Milano. E quindi i miei concittadini che veramente non si fermano davanti a niente. La situazione sanitaria è sotto controllo, la situazione delinquenziale. Io ringrazio le forze dell'ordine, certo che se lo spacciatore rimanesse in galera invece di tornare qua a spacciare sarebbe più semplice lavorare, però ripeto, se penso alla prima volta che per entrare qua sotto il lancio di pietre e oggetti di vario genere dovremmo farci largo, oggi la situazione è nettamente migliorata, non bisogna fermarsi. Questo può tornare a essere un bel residence come era decenni fa, dove la gente viene a far vacanza. Quindi in prospettiva l'hotel house può diventare anche una risorsa per Porto Recanati? Tramutarsi da problema a risorsa. Il mio obiettivo è questo, tornare a Porto Recanati e sentir parlare dell'hotel house come di un posto normale. Se la quotazione sul mercato di un appartamento oggi è inferiore ai 20.000 euro, questi sono i numeri, c'è gente che qua ha pagato decine e decine di milioni in passato, oggi con 20.000 euro ti porti, anzi anche meno, ai piani alti con gli ascensori fermi. Quindi se ci sono un centinaio di appartamenti all'asta, con un investimento di 1,5 milioni, la regione risana un quarto dell'intera proprietà, mettendola a disposizione di famiglie che oggi sono in mezzo a una strada. Penso che potrà essere una bella priorità per la prossima amministrazione regionale. Sulle regionali, quali altre priorità? Che cosa ha ascoltato in queste due giorni mattinali? Lavoro, lavoro, lavoro e infrastrutture. Non puoi fare impresa, non puoi essere attrattivo turisticamente con l'A14, che è una strada di guerra. Non è una strada, ci metti 2, 3, 4 ore per spostarti da una città all'altra delle Marche, non è possibile. Quindi lavoro, turismo, aggiungo l'agricoltura. Ieri i rappresentanti delle federazioni agricole mi dicevano che le Marche sono le ultime in Italia, cioè gli ultimi, proprio non è facile essere l'ultima regione in Italia per fondi spesi, per fondi del PSR, per fondi europei spesi. Quindi sicuramente da settembre come Lega non potremo che migliorare la situazione. Più vicino c'è Macerata,